Non so se avete notato, ma ultimamente in tantissimi sembrano essere incuriositi da questo Vivo X80 Pro. Certo, è un super flagship che ha tutto al posto giusto, così come tutti gli altri smartphone premium Android, e quindi ora vorrei capire con voi perché c'è tutta questa attenzione su questo smartphone. Allora, esteticamente uno smartphone che vuole farsi notare in ogni modo, ma non lo fa con un design stravagante, ma con eleganza, con raffinatezza. Il suo look è davvero pro. Back in vetro che ha una lavorazione che restituisce al tatto un feeling particolare, quasi come se si volesse tentare di replicare l'Alcantara, ma lo rende un bel po' scivoloso. Poi ci sono i classici bordi curvi, i tasti dal sound piacevole, una sezione superiore che nasconde un sensore infrarossi e tante altre piccole chicche come la ricarica wireless, anche inversa, la certificazione contro acqua e polvere, ma soprattutto un sensore enorme di impronte digitali ad ultrasuoni sotto il display. Il vantaggio di avere un'area per poggiare il dito enorme è evidente a tutti, basta anche non essere precisi per sbloccare il dispositivo. Però Vivo ha fatto bene i compiti a casa ed ha aggiunto la funzione di avvio rapido delle applicazioni e della doppia lettura di impronta per aumentare la sicurezza. Poi è veramente tra i più veloci mai provati e con l'ultimo aggiornamento è migliorato ancora di più, ora basta davvero sfiorarlo per sbloccarlo. Andrò molto veloce sul display perché è semplicemente bellissimo e non ha difetti. Si tratta di un 6,78 pollici AMOLED 3200x1440p a 120Hz LTPO HDR. Insomma, è il classico pannello da flagship Android. In realtà non tocca le vette di un Galaxy S22 Ultra, ma è appena un gradino sotto. Ottima la lettura sotto il sole infernale di questi giorni, bene il sensore di luminosità. Insomma, Vivo X80 Pro è fantastico per vedere serie o video, anche se la qualità audio emessa dai due speaker è ottima ma non eccellente. Ci sono flagship che fanno meglio. Un peccato che la qualità audio, che per inteso è comunque buona, non sia a livello della concorrenza. Ed un'altra cosa che mi ha lasciato un po' la mano in bocca è il software. Insomma, questo è un super flagship con Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, una super fotocamera così che vedremo dopo, e poi un software, un'interfaccia con una grafica così. Ed inoltre l'ultimo aggiornamento software ha migliorato questo Vivo X80 Pro perché l'interfaccia aveva anche dei cali di frame vistosi, a volte nelle animazioni di sblocco, altre volte nello scorrimento delle app nel drawer, altre volte nella tendina. Ora fortunatamente è tutto ok, i cali di frame sono scomparsi con l'ultimo aggiornamento, quello che però non si può risolvere è la Fantaccio OS, che è sì su Android 12, ma mi ricorda un po' le versioni di Android di qualche anno fa. Da una parte ci sono le trasparenze, da un'altra un look minimal, poi ci sono i widget che hanno uno stile ancora diverso e poi le animazioni di ogni tipo per ogni sezione del dispositivo. Tutto questo mix cozza tremendamente con le app di Google, con il Material View, che fortunatamente sono state installate per evitare doppi app. Il software manca di coerenza, manca di consistenza e su uno smartphone premium avere un'esperienza quotidiana poco coerente non è piacevole. Fortunatamente, sempre con l'ultimo aggiornamento, dal punto di vista delle prestazioni è ok. Lo smartphone è rapidissimo ad eseguire qualsiasi tipo di operazione, qualsiasi elaborazione, tutte le app vengono aperte molto velocemente ed anche la gestione dei processi in background è buona. Certo, lo Snapdragon 8 Gen 1 non risparmia nemmeno questo Vivo da un calore prodotto difficile da dissipare, soprattutto quando lo si utilizza in maniera intensa. Inutile rientrare nel lato tecnico dello Snap 8 Gen 1. È un ottimo processore che fa funzionare tutto benissimo, direi alla grande, ma che nemmeno l'impegno di Vivo nel creare un sistema di dissipazione con vapor chamber permette di gestirlo in maniera adeguata. E qui voglio dire una cosa, ragazzi, quest'anno non c'è uno smartphone che non scaldi. Lo facevano d'inverno con un freddo gelido e lo fanno ora d'estate con un caldo tremendo. E proprio nessuno, nemmeno Apple, quest'anno ha gestito bene la dissipazione. E voglio sottolinearlo perché sebbene questo Vivo X80 Pro scaldi, non dà in realtà nessun tipo di problema. La luminosità dello schermo non cala, la registrazione video non viene interrotta, non ci sono strani pop-up, lo è sempre caldino ma continua ad operare. E nonostante i suoi 4700 mAh, che non sono tantissimi, lui chiude sempre la giornata di utilizzo intenso anche con 6 orette scarse di display acceso. Ed a supporto c'è anche la ricarica rapida flash charge da 80W ed anche la ricarica flash charge wireless da 50W, quindi decisamente bene anche sotto questo profilo. Ah, e poi fa bene anche il telefono, la connettività è decisamente completa, la ricezione è bella, stabile, devo dire che mi è piaciuta tanto anche la conversazione telefonica con la capsula auricolare che restituisce un tono di voce decisamente naturale, quindi
ottimo lavoro. Eh sì, lo so, sono andato un po' veloce sullo smartphone in generale, ma l'ho fatto per due motivi. Il primo è che, oggettivamente parlando, al netto del mega sensore di impronte digitali, lui è esattamente come qualsiasi altro flagship Android. Il secondo motivo è che, oggettivamente, sulla fotocamera c'è tanto da dire. Allora, qui dietro c'è scritto Zeiss ed oggettivamente il brand ha lavorato davvero tanto con Vivo. Hanno lavorato sul trattamento delle lenti per limitare il lens flare. Alcuni elementi delle ottiche sono in vetro e non in plastica, ed in più c'è anche tutta la parte software con le modalità ritratto che imitano lo stile del bokeh delle lenti Zeiss più famose. La cosa figa è che Zeiss, per simulare il bokeh delle sue lenti, ha utilizzato il ray tracing per calcolare il comportamento della luce, dei riflessi e la profondità di campo. Ovviamente non si può fare in real time sullo smartphone, non è come il PC qui a fianco, quindi sono stati semplicemente importati dei parametri semplificati che vengono richiamati grazie alla messa a fuoco a ricerca di fase e grazie ai sensori dual pixel. Ma veniamo alla ciccia. Il sensore wide principale da 50 megapixel f1.57 ed è un sensore GNV custom commissionato da Vivo ed è stabilizzato. La ultra wide è una 48 megapixel f2.2, c'è una 2x da 12 megapixel f1.8 con stabilizzazione gimbal ed anche una periscopica 5x da 8 megapixel f3.4. Il tutto poi è elaborato dal chip di imaging dedicato Vivo V1 Plus. Un peccato che Vivo non abbia messo tanta cura anche nella fotocamera anteriore. È una 32 megapixel f2.4 che restituisce dei selfie non all'altezza della concorrenza, con qualche problema di messa a fuoco, esposizione un po' sballata e registrazione video ferma al Full HD, ma in fondo sono cose che si possono fixare. Al netto della fotocamera frontale, tutti i sensori posteriori regalano degli ottimi scatti, assolutamente tra i top performer sul mercato. Si può scegliere qualsiasi fotocamera e star sicuri di portare a casa uno scatto di qualità in qualsiasi condizione di luce o situazione. Ho apprezzato molto il profilo colore Zeiss, che indovina sempre il corretto punto di bianco e livella un po' la taratura cromatica delle foto senza creare quei fastidiosi cambi di colore tra grandangolare, ultra grandangolare, zoom vari, insomma c'è consistenza negli scatti. Quindi foto davvero ottime, modalità ritratto Zeiss anche, sono tutti bokeh ben realizzati e credibili, anche la registrazione video è assolutamente niente male, non ancora a livelli di iPhone ma comunque ben in 4K. C'è anche una modalità cinematic con bokeh Zeiss che quando funziona tira fuori dei buoni risultati. In più c'è anche la modalità pro che meriterebbe un focus a parte per quanto è completa, credo che sia la più completa a disposizione, ci sono ancora tantissime funzioni esclusive legate alla fotocamera. E quindi mi chiedo, è solo per la fotocamera e per il super sensore di impronte digitali che tutti simpatizzano per questo smartphone? Perché non vi ho detto che lui non costa poco, anzi costa 1299 euro tondi tondi, che sono una cifra enorme che solo un appassionato che prova ogni dannato smartphone è disposto a spendere. Compreso nel prezzo, Vivo inserisce anche una sostituzione gratuita dello schermo per i primi 6 mesi con il servizio di pick up gratuito. Ma io credo che comunque non sia abbastanza per giustificare questa cifra. Vivo deve lavorare su software, deve lavorare sui dettagli, manca un ecosistema, insomma io lo ripeterò sempre. Uno smartphone oggi, soprattutto se premium, non è semplicemente la somma delle sue componenti. In questo caso l'hardware è ottimo, uno dei migliori sulla piazza, tutto funziona benissimo, ma resta uno smartphone di nicchia. Io per esempio non lo prenderei mai a quella cifra, ma sono comunque contento che sia arrivato un nuovo player sul mercato che sa fare smartphone, che si è presentato con uno smartphone top. Ma ora voglio sapere la vostra. L'ho trovato interessante, pensate che il super sensore e che la fotocamera facciano realmente la differenza? Sono curioso di sapere la vostra, come al solito sentiamoci qui in basso nei commenti e nulla. Un saluto da Bernardo per tuttoandroid.net. Ciao!